noi auspichiamo che non debbano servire, perché obiettivamente meno verranno utilizzate, minore vuol dire che è la necessità di utilizzarle. Le molteplici attività di controllo del territorio svolte dalla polizia locale non possono prescindere da un'adeguata dotazione di sicurezza per gli agenti in servizio. Lo ribadisce il consigliere comunale di Forza Italia, Michele Babuder, rispondendo alle critiche pervenute dal Partito Democratico e dal sindacato SILP-CGL sulla mozione presentata dagli Azzurri, che chiede in particolare l'utilizzo del taser, la pistola elettrica già in uso alle forze dell'ordine in vari paesi. Si tratta di una mozione, diciamo, tecnica da un certo punto di vista, perché chiaramente la dotazione alla polizia locale di una pistola taser, tanto quanto delle cosiddette spy pen, che sono quelle con la ripresa di quello che sta succedendo, debbono servire in primis alla tutela dell'operatore, e chiaramente per la tutela dell'operatore ci devono essere anche le normative di riferimento che in tale contesto operino. L'utilizzo del taser sarà oggetto adesso di una sperimentazione per quanto riguarda le forze di polizia nazionali, quindi dalla Guardia di Finanza ai Carabinieri alla Polizia di Stato. La nostra proposta è volta a verificare d'intesa con il Ministero anche la possibilità di utilizzarla, di darla in utilizzo in dotazione alla polizia locale, contestualmente chiaramente a quelle che sono le giuste norme chiarificatore di riferimento cui si è collegato proprio lo stesso sindacato SILP-CGL, perché dice: non siamo contrari al fatto che vengano utilizzate, chiaramente in un ambito in cui vi sia una certa certezza, chiamiamola giuridica, normativa, legislativa, tutto condivisibile, per cui l'auspicio è che non debbano servire, però che si voglia essere all'avanguardia anche su questo e cercare di dare uno strumento in più è noto, ed è questa una delle proposte di Forza Italia.